Perché lavoro nelle scuole, alle 8 sei lì, perché comunque sono molto più frizzanti. Ho condotto dei programmi tipo alle 7 della mattina, ho anche cantato alle 7 della Per me è mattina. piena notte, quindi. Ecco, vedi? Invece A me io la giornata adoro. comincia dopo mezzogiorno, per me, guarda. Mi hanno proposto un programma per settembre che è un morning show dalle 7 alle 9 della mattina. Lo vedo Vuol dire registrato. svegliarsi alle 5. Per me è fantastico, non ho problemi. Però è chiaro che se conduci una vita così, alle 10 devi stare a letto, perché poi ci metti la faccia, non è che puoi andare Zia, lei è una devastato. salutista, eh? Io A tutti gli sì. effetti. Proprio una di quelle precise. Ma stai scherzando? Quindi Sì. niente più Ma stravizi. che poi ieri, quando è andato via mio papà, ha guardato la bottiglia di vino, poi dopo mi fa, ma scusa, ma tu da chi è che hai preso? Che non bevi caffè, non bevi alcol, non fumi, mangi Non tutte si è le cose. mai fatto una canna in vita sua. Cioè, non beve, non Non fuma, fuma, nessuno. ma vabbè, meno male che fa l'amore. Beh, cioè, Meno vero, male. ognuno ha i suoi vizi. Io quello. vabbè, quello ripaga, ricompensa il tutto. D'altronde, esatto, quello insomma, va bene, Papà, vediamo. cambia canale, dai, basta. Vediamo, vediamo, vediamo che cos'altro c'è. Progetti di lavoro ne abbiamo Abbiamo parlato. parlato. Del tradimento ne abbiamo parlato, aspetta che io ho un'altra pagina intera da guardare. Allora, che cos'altro abbiamo? Ecco, avete visto, state seguendo il... Ah no, questa è Stefania che vuole sapere quando e se andrete in Sicilia. Oh, che bello, guarda, io non vedo l'ora. Perché la Sicilia, tra l'altro, ho visto pochissimo. E, vabbè, comunque noi quest'estate ci muoveremo, gireremo un po' tutta l'Italia. Ci sono state le proposte Quindi è per molto la probabile Sicilia, per non la so Sicilia, se sì. giugno, metà giugno, fine giugno. Allora, Gianmarco vorrebbe Ecco, sapere ciao Gianni. ciao. cosa ne pensate del percorso che sta facendo Teresanna e se tra due, visto che tra 2 o 3 registrazioni ci sarà la scelta, secondo voi chi sceglierà? Se sceglierà. Sceglierà, sceglierà. Chi? Non lo so. Sfortunatamente, caro Gianmarco, e tu lo sai, perché Gianmarco io devo molto a questo ragazzo. Devo molto perché è un ragazzo che è stato il primo ragazzo che ha aperto ufficialmente un forum su Samuele Nardi l'anno Anch'io scorso. gli devo molto il fatto che ogni giorno mi mandava un messaggio su Facebook per dire: ma quando la fai la video chat? Ma quando la fai la video chat? Vedi che Uno al serve. giorno! Calcola zia che è un ragazzo che ha Ma aperto. carino, È è carinissimo, meraviglioso, io devo è un molto a ragazzo lui. carinissimo. Infatti sono particolarmente affezionato a Gianmarco. Gianni, lo sai, non ho seguito tantissimo il trono di Teresanna. Sì, abbiamo visto un paio di Un puntate paio di insieme, puntate. Mi guarda. sembra, ho riscontrato lo stesso percorso che ha fatto Angelino, lo sta facendo Teresanna. Aiaia. Sì, Teresanna a me è piaciuta molto quando mi corteggiava, cioè dal ruolo corteggiatrice, poi dopo non è andata proprio così. Quest'anno la tronista, quelle poche puntate che ho visto, si è spenta. Si è Si è spenta. spenta e poi, ma sinceramente io non lo so, l'ho vista invaghita di un ragazzo che secondo me è l'opposto di lei. Lei si è sempre lamentata dei bamboccioni, chiamiamoli così, ma è bonaria la cosa, no? Perché sia uno stupido, assolutamente. E la vedo diretta verso questo ragazzo, adesso non ricordo bene il nome, comunque è un bellissimo ragazzo, ma mi sono sempre chiesto, ma boh, io forse c'è qualcosa che... Prova, cosa ha scoperto, cosa trova nei confronti di questo ragazzo? Non lo so. Perché è l'opposto. Ciò che ha sempre manifestato lei, che lui è proprio il contrario. E quindi, a parte, ti ripeto, zia, ho visto due puntate. Mi dispiace. Bisogna vedere come Però si evolve. non ti sei sentito neanche per un istante, tra virgolette, usato quando hai saputo che poi Teresanna sarebbe andata sul trono. Non hai pensato, brava! Sì, ma lo dissi alla fine puntata, alla fine della puntata della scelta, ecco perché mi sono arrabbiato moltissimo. E poi voglio un attimo far luce e chiarire una cosa. Quando io feci il trono con Teresanna, il giorno della scelta, io non piansi per Teresanna, ma bensì piansi per Monica. Perché siccome sono un ragazzo dolce Cioè, e... per la Perché? delusione Perché che la delusione e c'era. dispiacere per... Infatti se andiamo a rivedere la scelta,
Io piansi per Monica, perché se la mandai via e lei aveva le lacrime agli occhi, ha avuto sempre le lacrime agli occhi tutta la puntata. Quando le dissi, guarda, non sei tu la mia scelta, piangeva, tremava, poi è una piccina. E poi ti posso dire che è stata molto corretta nei miei confronti, Monica. Quindi io lì mi ha toccato in particolar modo e piansi per lei. E lo dissi a Maria. Siete rimasti in qualche rapporto? No. E mentre Teresa Anna, io le dissi, brava, sei stata una grandissima attrice. Perché? Perché lei secondo me aveva sentito, ma non posso neanche biasimarla, zia, perché se veramente le fosse stata fatta la proposta di salire al trono, allora io te l'ho già detto prima, 3 mesi per conoscere una persona sono veramente pochi. Forse lei non sono arrivato realmente io a lei, quindi lei ha optato di scegliere la strada, quella di, vabbè, ci riprovo, mi faccio altri 6 mesi di televisione, che male non fa, anche per un riscontro economico, ok? E quindi dico, mi ha usato, tra virgolette, mi ha usato. Aveva visto che io ero particolarmente attratto da lei, e lei ha continuato fino all'ultima esterna, però forse mi ha un po' bindolato, perché poi dopo Maria mi spiegò bene, ha detto, Samuele, guarda, se fosse stata veramente presa da te nell'ultima esterna, ti avrebbe baciato, ok? Ha detto, quindi lei ti ha dato il modo di capire... dei segnali. Allora io mi sono sempre chiesto, ma perché Teresa è andata prima allora? Vero. Ecco perché ti perché sono stato... perdersi la possibilità di stare... Vero che ti ho detto, certo, sono stato usato, sì. Sì. Però non provo rancore. Vabbè, cioè, no, ma sì, chi se ne frega. Forse probabilmente non era Renzi. Senti, invece, in tanti lo chiede Vale, lo chiede Linda, lo chiede anche Esther, che vuole che io dica Claudia, che la saluta la sua amicina. Ciao, amicina bella! Complicato. Ciao, Esther. Qual è stato, perché probabilmente non è stato durante il programma, ma magari è stato dopo, il momento in cui entrambi avete capito che eravate innamorati? A meno che non sia stato durante il programma, però forse no. No, io so. No, non durante il programma. No, durante il programma no. No. Rispondi prima tu, amore mio bello. Che così io poi mi regolo. Amore, apriti un po', dai. Raccontaci. Vabbè, io ho capito che fosse... Che era lei la mia scelta... poco prima, subito dopo Natale, sì, c'è stato un momento una situazione. Dico, ma sì, perché tanto andavo avanti con Valentina, ma bisticciavamo sempre continuo. Io ritornavo a casa dopo l'esterna, che sì, ma il momento in cui hai proprio capito che eri innamorato, che è diverso dal dire, vabbè, proviamoci. No, non è detto che sia successo in trasmissione, magari no. È successo dopo. Amore, rispondi. Aspetta, ma ci sono stati tanti momenti, ma prima in assoluto, quando mi sono allontanato un paio di settimane fa per un lavoro a Roma, che per 10 giorni non siamo stati insieme, e ho sentito la mancanza, era, ho detto, tanto. Era tanto, dico, beh, aspetta un attimo. Beh, che è stata la prima volta che ci siamo separati. Sì, è stata la prima praticamente, volta. Perché sono poi andato da... a fare un fotoromanzo a Roma, sono siamo stati lontani 10 giorni. E sei già andato a baciare un'altra, cioè ragazzi. Ma dai, smettila. Comunque, no, lì, forse lì, dico, no, mi manca, quindi quando mi manca a tutti gli effetti. Quello è stato il momento. Stato il momento. Tu? Anche, sì, anch'io, lo stesso momento. Oppure me ne sono resa conto, in particolare un pomeriggio che parlavo con mia sorella, lui non c'era, e mi sono resa conto, mentre parlavo con lei, e a un certo punto gli ho detto, Dio, dile, però è proprio forte sta cosa, e mi fa, Dio, tata, sei innamorata, e io, zitta, non dire niente, stai zitta. Non si dice. Sì. Senti, ma voi cosa fate quando state insieme? Quando stiamo insieme? Siamo due omini di casa perfetti. No. Vi piace stare a casa, vi piace andare in giro? Allora, la mondana zero. No, ma chi se ne frega, guarda, ti dico proprio la verità. A me quelle
paparazzate, finte paparazzate nei locali notturni mi... No, allora intanto non, non ci... non l'accetto. Allora, intanto è un po' l'idea, la discoteca è un po' come un punto in realtà di lavoro, quindi non è che ci divertiamo, ci piace molto di più fare la cenetta. Però magari fuori. Appunto cena, cinema... Sì, sì, cinema non siamo ancora andati però cinema. Quanti film impregniamo. Però sì. Sì, oppure le cose, non so, le grigliate, la domenica così in compagnia con amici, parenti, così ci piace. Ascoltare musica e concerti dal vivo, adesso esatto. Andremo al 21, quello di Vinicio Capossela che si terrà qui a Milano. E c'è un motivo. C'è un motivo, cioè Vinicio, io amo perché, Vinicio Capossela. Perché la prima canzone che lui mi ha dedicato, che cos'è l'amore, l'ha ballata con lei. Il vento. E quindi... Poi penso, poi le cose di tutti i giorni. Ogni volta che io ogni settimana che arrivo a Milano, la Claudietta qua ti ha organizzato il lavoro. Settimana. Il lavoro. Allora, per esempio, oggi mi monti lo specchio di 20 metri quadrati sulla parete. E tu che te lo devi essere. Ma ci stai. Dico, Cla, va bene, sto. E io che non fotografo. E lei fotografa la fa. Poi davanti allo specchio. Sì, zia, ma no, 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 zia, perché infatti, aspetta, il la conta bene. Io, la zia ne sa certe cose. Le dissi, Cla, perché non lo mettiamo sul soffitto, sto specchio? Direi, ragazzi, ma vi rendete conto? Voleva mettere lo specchio sul soffitto, sopra il letto. Ma devi spiegargli che sul soffitto vedi poco, è laterale. Gliel'ho detto, ma ce l'abbiamo qua laterale. Laterale c'è la zia, ho la porta del bagno, dico, quindi... Che è specchio. Tra soffitto, porta del bagno, che specchio, mi prende tutto.